Italservice a supporto e in modo anche importante della SD Loreto Basket. Prima domanda, quando avete avuto quest'idea e avete deciso di fare questo grande passo? Ma guarda, le cose si sono sviluppate molto velocemente e ci siamo incontrati per la prima volta, mi pare un mese fa, e già dal primo incontro avevamo deciso, perché come abbiamo detto in conferenza stampa abbiamo trovato una grande sinergia tra di noi, un grande intendimento, e quindi ci è voluto pochissimo per arrivare a questo accordo dove Italservice diventerà main sponsor del Loreto Basket, una società storica, una grande società. E la bellezza di questo progetto è che partiamo dalle basi, si parte dalla base, dalla Serie C, per cercare, come ho detto, di fare qualcosa di bello, di qualcosa di spettacoloso, come abbiamo fatto nel calcio a 5. Chiaramente però il calcio a 5 rimane sempre vivo, anche perché sono tantissimi anche i ragazzi, i giovani, i bambini che partecipano a questo sport, quindi tutto quello che è stato fatto in questi anni da lei presidente chiaramente non andrà cancellato per il calcio a 5. Assolutamente sì, hai fatto bene a rimarcarlo, a sottolinearlo. Voglio tranquillizzare tutti i tifosi, tutte quelle famiglie, perché comunque noi vantiamo più di 200 tesserati tra bambini e under, che comunque ci scrivono e mi chiedono cosa fare il calcio a 5. Il calcio a 5 non verrà abbandonato, purtroppo sarà ridimensionato, ma non per volere nostro, ma per volere di una riforma assurda, che io reputo assurda, perché ha abbassato drasticamente il numero degli stranieri, quindi portando una non competitività delle squadre italiane in Europa. Però purtroppo questo è, io ho detto, quando interviene la politica, quando intervengono certe mosse, noi possiamo fare poco, noi presidenti possiamo solo prenderne atto, resettare, ricostruire le squadre in base alle nuove norme. Ci sarà un ridimensionamento, però il calcio a 5 rimarrà il settore giovanile, rimarranno gli investimenti, rimarranno gli allenatori e rimarrà una prima squadra comunque competitiva. E rimarrà anche l'amicizia con la VL, chiaramente la partecipazione dell'Italservice a questa prima squadra pesarese. Assolutamente sì, l'abbiamo detto anche prima, l'amicizia con la UL è intoccabile, è qualcosa, un cardine fondamentale, l'amicizia con Ario Costa, l'amicizia con Luciano Amadori, con Franca Arceci. Tra l'altro sono molto contento perché oggi ho rivisto anche Alessandro Mingucci, che è venuto qui a presenziare questa conferenza stampa e mi ha fatto molto piacere. Rimarrà, e non entrerò in società, non entrerò nel consorzio, però aiuterò sempre la VL dall'esterno, come sponsor esterno. E poi ho sempre detto a Dario, ci sentiamo tutti i giorni, quindi qualsiasi consiglio, qualsiasi aiuto, qualsiasi cosa, noi siamo qui, quindi non ci tiriamo indietro, perché comunque la VL è sempre la prima squadra di basket della città ed è un prestigio per noi. Come si sente con l'ingresso di questo nuovo sponsor, appunto Italservice, nella società? Ma siamo felicissimi di questo, per me è quasi incredibile quello che sta succedendo nel giro di pochissimo tempo. Ho provato a dare un piccolo impulso e da un piccolo impulso sta venendo fuori una cosa che ci porta a una conferenza stampa come quella di oggi, quindi io sono super contento di questo, ma non solo io, tanta altra gente ha già cominciato a tesserarsi, mi stanno spingendo a proseguire, eccetera eccetera, ecco questo è il sentimento, diciamo, in questo momento. Raccontiamo quando nasce Loreto Basket, un qualche accenno alla storia, in breve chiaramente. Loreto Basket nasce nel 1965 e sono stati anni, come dicevo prima, gloriosi, perché hanno sfornato dei campioni che sono arrivati a livello nazionale tutto nel giro di pochissimi anni. Io, diciamo, per età ho avuto la fortuna di partecipare quasi a tutta la storia del Loreto, ho perso solo qualcuno dei primi anni. 50 anni fa ero qui come allenatore del settore giovanile. E dopodiché, diciamo, io ho perso un pochettino tutta l'altra fila, però il Loreto ha fatto finali di Coppa Italia, su questo campo si è disputato un playoff di Coppa Italia qui all'aperto, quindi la storia è un po' questa, di giocatori che sono usciti da qui giocando al playground, sono arrivati fino alla nazionale come Paolo Gurini. E quello che vedo è che il basket è cambiato e sembrerebbe che oggi queste cose qui non vengono più fuori, per quello che c'è un po' questo spirito per ricreare un pochettino l'attaccamento un po' alle radici, ecco.